che fanno stare male le persone sono la paura, il senso di colpa e il dubbio. E io ho detto, ma no, il dubbio è una bella cosa, una figata. E lui dice, no, il dubbio è quello di quando ti chiedi che senso ha, cioè che senso ho io qua, in questo momento. Che in effetti sono le domande che si fa Raymond, no? Il protagonista della storia. E praticamente tutto è sintetizzato in una descrizione dell'arrivo di questo Raymond che scende da un camion, e ve la leggo, e dice: al mattino il camion sbarca e fine, non siamo più sull'isola, non saremo mai più sull'isola, e lì di colpo mi si spalanca il baratro. E quando dico baratro, intendo baratro, tanto vale dirvelo subito. Io soffro di vertigini, quindi di baratri me ne intendo. Non c'è niente da fare, chi soffre di vertigini lo sa. Tu ti puoi convincere quanto vuoi, ti dici guarda che c'è un parapetto, non puoi cadere, invece niente. Se guardi giù, parapetto no, dai di matto. E la cosa pazzesca è che sei capace di patirle anche su un'altra persona le vertigini. Metti che sia il tuo amico che si spencola dalla ringhiera di un precipizio, non tu. Beh, quel che voglio dire è che ti viene a te il serpentino dentro, ti attraversa come fosse un fulmine e ti schianta uguale. Allora preghi il tuo amico di togliersi di lì, per favore, che tu stai male. E lui ti chiede se sei scemo, è lui che si spencola, mica tu. Ma se uno è fatto così, è fatto così. A me capita anche coi gatti. Vedo un gatto che cammina su un centimetro di ringhiera di ferro e mi viene male. Avete presente quei gatti mellifui e felpati che camminano sui bordi? Mellifui, mi sa che l'ho sbagliato come aggettivo, pazienza. Vorrei prendere quel gatto mollice e portarlo giù, urlargli se è matto o cosa, e questo solo per spiegarvi le vertigini, che non sono una cosa facile. Oh, comunque, il camion sbarca, fa un po' di strada, poca, forse solo un giro sul piazzale, poi ci fanno scendere uno per uno. E lì che ho le vertigini, per ognuno di noi, per quelli che scendono prima di me. Sento che abbiamo tutti un baratro, me lo vedo davanti il baratro del futuro, o almeno è così che lo chiamerei. Perché quando mi trovo tutta questa terra davanti, che si chiama continente, non so neanche da che parte cominciare. Sull'isola era diverso, sapevo sempre cosa fare, dove andare, non me lo chiedevo neanche, perché stare su un'isola è come stare dentro un cerchio, hai il mare davanti e dietro, ti racchiude. Invece quel mattino mi trovo un continente davanti. E mi sembra che il futuro stesso sia un continente, tutto di terra, e io che ci sprofondo dentro. E questo è davvero molto strano, perché io sono abbastanza vecchio, diciamo. Sono a tre quarti, più o meno. Ho solo un quartino di vita davanti, direi. Quindi avrei dovuto vedermi poca terra davanti. E invece era come se il tempo ristretto, per una bizzarra ragione tutta sua, si fosse trasformato in un posto larghissimo. Una cosa che non si sa proprio come fare a percorrere. E che secondo me poi era la vecchiaia. Nient'altro che quello. La mia vecchiaia che io per la prima volta mi vedevo davanti. La mia vecchiaia che io per... Non lo dico. Sì signori, eccola lì, davanti a me, la vecchiaia. Di colpo c'era uno spiazzo enorme, enorme e deserto. Quindi perché volevi raccontare questo? Perché ti senti anche tu in quel momento della vita che, no, che ti manca un quartino e vedi questo piazzale deserto davanti? No, non è autobiografico, non c'è niente. Insomma, comunque Raymond si trova lì. Perché finisce lì? Lui che arriva da un'isola, che è uno sputo in mezzo al mare, come lo dici tu, si trova improvvisamente in questo luogo ed è portato lì da un camion. Sì, allora, il luogo si chiama Variponti nel libro, è un nome inventato e volutamente non ha senso.